Finalmente ci siamo. Il ponte sull'Arno tra Fibbiana e Capraia al Limite si farà. È stato pubblicato infatti il bando di gara d'appalto di ANAS dal valore di oltre 20 milioni di euro per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola e la strada provinciale 106 che collega le frazioni di Fibbiana nel comune di Montelupo Fiorentino al confine con Empoli e Limite sull'Arno nel territorio comunale di Capraia al Limite. I comuni interessati dalla realizzazione del ponte sono i tre già citati, Capraia al Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli, ma sarà coinvolto anche il comune di Vinci che comparteciperà a livello economico. Soddisfazione è stata espressa dai quattro sindaci, rispettivamente Alessandro Giunti, Paolo Masetti, Brenda Barnini e Giuseppe Torchia. È un progetto che aspettiamo da decenni, hanno dichiarato in coro. È stato un iter complesso, ma che ha visto attivarsi un grande lavoro e gioco di squadra per giungere all'inizio concreto della sua realizzazione. La gara è in essere e quindi il progetto entra nella sua fase operativa. Nel 2021 la progettazione esecutiva, l'affidamento dei lavori e poi l'opera, decisiva per la pianificazione congiunta dei prossimi anni, così come previsto dal piano strutturale intercomunale. I quattro sindaci hanno sottolineato che finalmente parliamo in termini di realizzazione del ponte che collega Limite con Fibbiana e crea una direttrice con la Fipili e tutti i territori posti sulla riva destra dell'Arno e che si aggiunge ai lotti della strada regionale 429 e a una visione di area dove tutti i sindaci dell'Unione, istituzioni, città metropolitana, regione, i nostri rappresentanti regionali e parlamentari si sono adoperati per arrivare a risultati che per il nostro territorio rappresentano una svolta epocale in termini economici e di mobilità.